Rassegna stampa di oggi 19 aprile 2018. Cari amici, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Governo, Di Maio dice disponibile a parlare di programmi, ma ci sono dei limiti, al tavolo solo con Salvini. Resta aperto l'invito a formare il governo con due forze politiche, ma non ci si può chiedere di ricominciare da capo con tavoli. Così Luigi Di Maio al termine del colloquio con la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, incaricata di formare il nuovo governo. Con molta onestà vi dico, andremo avanti, ma senza pensare a colpi di scena, a Di Maio al tavolo con quattro partiti, a trattare sui ministri, insomma Di Maio al governo senza essere alla Presidenza del Consiglio. Immaginatevi se il Movimento 5 Stelle potrebbe essere disponibile a ciò. Così ha detto. Alluvione Parma, procura chiede rinvio a giudizio per Pizzarotti. Lui dice ci vuole solo un pazzo per fare il sindaco. Il primo cittadino è accusato di disastro colposo in concorso. Su Facebook scrive, si sappia che rifarei ogni singolo passo compiuto in questi anni, passando pure dalle accuse e da tutti gli esposti verso di me archiviati dai giudici. Austria ha ritirato il disegno di legge che apriva i consolati ai sudtirolesi tedeschi. Dura 24 ore la provocazione di Kurz. Dopo la protesta formale dell'Italia, viene ritirato il disegno di legge che prometteva la rappresentanza diplomatica all'estero anche per i tedeschi e ladini residenti in provincia di Bolzano. Come già successo per la proposta della doppia cittadinanza, anche questa seconda iniziativa lanciata dal giovane cancelliere per stuzzicare i nazionalismi austriaci si è risolta in un nulla di fatto. Io vi dico, carissimi amici di Bolzano, volete andarvene, volete andare con l'Austria, partite, armi e bagagli, andatevene in Austria, se vi sentite di fare questo, ma ve ne andate da Bolzano e ve ne andate in Austria. Fin quando quello è suolo italiano e Italia, non esistono altre nazioni. Prof di ti sciolgo nell'acido, minacci in istituto di Velletri, video diventa virale un anno dopo, parte informativa Carabinieri. Dopo il caso della scuola di Lucca, dove alcuni video condivisi in rete dagli studenti mostrano atti di prepotenza contro i docenti, in rete è diventato virale un video che risale un anno fa. Te faccio sciogliere in mezzo all'acido, te mando all'ospedale, professore. L'episodio di bullismo in classe ai danni di una professoressa, questa volta in un istituto tecnico di Velletri alle porte di Roma, risale a un anno fa. Cuba, Diaz Canel è il nuovo presidente. Continuità alla rivoluzione, nessuno spazio al capitalismo, ha detto. Per il 57enne, ingegnere, ex ministro e alto dirigente del Partito Comunista, 603 voti su 604, è la prima figura istituzionale esterna alla famiglia Castro a guidare il paese e nel suo primo discorso precisa di voler difendere l'eredità di Fidel. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi rimando alla prossima rassegna stampa, ricordandovi che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.